Yep ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo. Bentornati con un nuovo video nel quale vi dirò cosa è accaduto a Foot proprio ieri. Allora, la EA ha inserito le fasce di prezzo. Cosa sono le fasce di prezzo? Per ogni giocatore, per ogni oggetto presente nella modalità Foot, ci sarà un range, ovvero una fascia di prezzo. Prendiamo ad esempio il mio Shaqiri, l'ho pagato 1800 crediti. Ora ci sarà sempre un prezzo fisso a compra ora, fisso. E sarà massimo ad esempio Shaqiri 6.000. Per un Messi sarà un 7 milioni, non lo so di preciso. È un prezzo minimo, quindi ora non ci saranno più i prezzi massimi scelti dagli utenti, ma è stata la EA a sceglierlo. Perché? Perché secondo loro riescono a prevenire i siti di crediti. Secondo loro migliora l'esperienza del giocatore. Faccio vedere cosa vi dicono sul sito. Dicono: cosa sono le fasce di prezzo? Una fascia di prezzo è un setaggio minimo e massimo del prezzo di un oggetto vendibile all'interno del mercato trasferimenti. Come mai le fasce di prezzo sono universali in tutte le piattaforme, ovvero Xbox, PS e PC? Abbiamo pensato fosse il modo migliore, più democratico per questo tipo di feature. Quando saranno attive le fasce di prezzo, le annunceremo su Twitter, oggi nel momento in cui saranno attive su tutte le console. Come posso capire quale sia la fascia di prezzo? Quando seleziono un giocatore per metterlo sul mercato trasferimenti, la sua fascia di prezzo apparirà sullo schermo. Il prezzo minimo e massimo del compraora saranno settati in automatico sulla fascia di prezzo, ed è ciò che è avvenuto. Le fasce di prezzo differiranno tra piattaforme? No, come già detto, saranno uguali per tutti. Quindi il mio Messi IF valeva X milioni, mentre ora varrà solo X milioni di crediti? Sebbene le nuove fasce di prezzo siano differenti dai prezzi precedenti, il loro valore relativo rispetto ad altri giocatori sul mercato rimarrà coerente. Cioè, mi stanno dicendo che il mio Messi prima valeva 15 milioni, ora vale 10 milioni. Secondo loro è sempre lo stesso prezzo. Io l'ho pagato 15 milioni, ora vale 10 milioni, lo vendo a 10 milioni massimo. Secondo loro è lo stesso. Non lo so, forse si sono un po' drogati quando hanno fatto questa cosa. Quando tornerà attivo, vabbè, sarà disattivato. Perché non posso più mettere sul mercato giocatori con offerta libera? Una volta attiva la fascia di prezzo, le offerte libere non saranno più possibili. E questa è una frase da sottolineare. Una volta attiva le fasce di prezzo, le offerte libere ragazzi, libere, non saranno più possibili. Ovvero, non sarà più il mercato a gestirsi, sarà la EA a gestire il mercato. Sarà l'EA che comanderà su quali saranno i prezzi minimi e massimi. Il compraora sarà l'opzione per immettere giocatori sul mercato trasferimenti, rimanendo all'interno delle fasce di prezzo. Ci sarà un compraora massimo, ad esempio 5 milioni, e un minimo, per esempio 3 milioni. Non sceglierete voi il prezzo, sarà dettato da questo setaggio. Io prima per esempio volevo vendermi un giocatore, che ne so io, per farci la compravendita, stava sui 7 milioni. Io lo prendevo anche al compraora 5 milioni, lo rivendevo a 7 milioni, ci facevo del guadagno. Ora non sarà più possibile perché avranno un prezzo stabilito da loro. L'hanno stabilito loro tramite cosa? Tramite le statistiche delle medie che hanno fatto in base all'andamento di mercato. Che cazzo stanno dicendo? Cioè ragazzi, ma siamo arrivati a dei livelli assurdi. Saranno modificate in futuro le fasce di prezzo? Sì, sono in continuo miglioramento. I nuovi informa, vabbè,
Allora, ragazzi, quello che penso io, che probabilmente hanno quasi ammazzato Foot. Dico quasi perché c'è sempre un'altra soluzione. Si può continuare a giocare. Hanno ammazzato i siti di crediti. Io personalmente, che sponsorizzo un sito di crediti, dico la mia, ho provato, sto cercando, devo contattare lo sponsor per vedere cosa mi dicono per quanto riguarda questa cosa, cosa ne pensano loro, cosa faranno per l'appunto. Cioè, ragazzi, questa è una cosa che ha spezzato le gambe a tutti. Non venite a dire hanno migliorato le cose del gioco, hanno migliorato l'esperienza di gioco, come cazzo dicono loro sul loro sito, sulla loro Twitter, sul loro profilo Twitter, dicono abbiamo migliorato l'esperienza di gioco. Cosa cazzo hai migliorato? Ditemi voi, ragazzi, come fate con solo compravendita, ora che è diventata anche quasi impossibile fare compravendita. Sarà possibile fare la compravendita, specifichiamo, e qua è più difficile, sarà più difficile fare compravendita ora, molto più difficile rispetto a prima. Volete dirmi come cazzo si fa a raggiungere la cifra per comprare Messi, per non comprare Ronaldo, ma anche solo la versione base di un Messi e di un Ronaldo? Ditemi come cazzo sarà possibile fare una cosa del genere. Perché? Perché un Ronaldo sta sui 6 milioni minimo. Quante cazzo di partite bisogna fare per poter comprare un Ronaldo a 6 milioni? Non hanno migliorato l'esperienza di gioco, ragazzi. Hanno solo mascherato il fatto che sono avidi. Loro vogliono, perché giustamente, anche ingiusto, vogliono che noi spendiamo i nostri soldi non nel comprare crediti, ma nel comprare FIFA Points, che non convengono, perché entrano nelle loro tasche. Almeno siate sinceri, diteci, noi abbiamo messo queste fasce di prezzo perché non vogliamo che ci sia la vendita di crediti, vogliamo che dovete acquistare i nostri FIFA Points. Ditecelo così, almeno non siate sinceri con la comunità di Foot. Non fate gli ipocriti che siete, che sono gli ipocriti. È ipocrisia pura questa nel dire migliorano l'esperienza di gioco. Come si fa a migliorare l'esperienza di gioco? Perché poi prendiamo ad esempio un giocatore, Doumbia, mettiamo Doumbia Sturridge in attacco, e riusciamo a macellare le difese avversarie in una maniera assoluta. Come si fa a migliorare questa esperienza di gioco? Loro pensano togliendo i siti di crediti. Ma se ci sono comunque dei giocatori pagati che costano poco e uno si vuole fare la squadra forte, poi basta che incontra due giocatori con una squadra accessissima. Questo può essere anche meno forte di noi, ma nonostante tutto vince lui, perché non voglio parlare di momentum perché personalmente non esiste, ma viene favorito da script, da bug. È una cosa assurda, ragazzi. Io voglio farvi riflettere. Vi dico soltanto che per me hanno distrutto metà di mercato, perché ora vi faccio vedere, ad esempio, se io vado a cercare Messi, vado a cercare un Messi 93, vedete, non ne stanno più, perché pur io faccio la stessa cosa. Io ho Aubameyang Sif, io non lo vendo Aubameyang Sif, ragazzi, io me lo tengo. Perché? Perché non lo voglio vendere. Non ha senso vendermi un giocatore che comunque mi piace. L'ho preso a 1 milione, ora sta a 700.000 crediti. Non me lo vendo. Non me lo vendo. Per esempio, Ronaldo. Ho visto, c'era un prezzo compra ora. Però, ragazzi, è una cosa infattibile. Infattibile e disgustosa. Se la dovevano fare... questa cosa dovevano farlo o al 16 o a inizio del 15, non in corso gioco, perché comunque sono scelte azzardate. Faccio riferimento a PES. PES l'anno scorso aveva la modalità, un'altra modalità, campionato master online, ed era diverso dall'attuale MyClub. Vi faccio questo confronto. Su MyClub hanno messo la possibilità di comprare i giocatori come a caso, hanno messo questa cosa, ma l'hanno fatta a inizio gioco, non durante il gioco. Non lo so,
Io personalmente non l'ho presa tanto bene questa cosa. Pensavo che... Io pensavo, cazzo, hanno messo un massimo per Ronaldo. 9 milioni, cazzo, è buono comunque, è buono, cazzo. Per ora, però, ora, andando a vedere, di Ronaldo, non ce ne sono più. Stanno sparendo i giocatori forti, stanno sparendo. Ora ragazzi, questa è la mia opinione, se ho scordato qualcosa, lasciatemi un commento, vi risponderò. Dunque ragazzi, qui Giovispo, saluto e vi ringrazio.